Fagioloni a tutti, grandi e piccini. Grazie Roll Music, sempre grazie Roll Music che ci offre questa deliziosa canzoncina. Grazie per essere bravo a scrivere le canzoni. Stasera non te lo censura, Fagioloni, non ho idea di cosa stia succedendo nella Twitch sfera, nella Twitch chat sfera. Oggi i fagioli gli piacciono, non so perché. Si vede che stasera ho toccato, che errore, tragico errore. Ho toccato e adesso ho ritoccato, quindi va tutto bene. No, non partire con... No, ti prego, non lo fare. No, dai, non farmi questo. Buonasera, comunque. Buonasera, Francesco. No, non me ne sbatte una sega, professore. Buonasera, Francesco. Buonasera, Riccardo. Possiamo giocare al Quidditch. Buonasera anche a lei, Mattia. Buonasera, ben ritrovati. Dai, giochiamo al Quidditch. Dai, vai, facciamo una... Oh, contro tasso rosso. E non tasso frasso. Pezzi di merda a tutti quelli che hanno curato la nuova traduzione. Dai, giochiamo al Quidditch. Sì, è certo, questa è la regola base. Tasso frasso è molto molto cringe. Sono delle palle incantate. Dai. Sì, le sappiamo le regole lì. Dai. E certo. E sono io. Caspita. E sono proprio io. Salve. Caspita. Va bene. Non lo metto in dubbio. Siamo noi, sono io, ciao. Guarda che bello. Con la mia Nimbus 2000. Va là che capelli tutti belli glitchati, eh. Che piacevolezza. Un luccichio dorato. Oh no, è il boccino. Potter ha visto il boccino. Sei l'unico iscritto al canale, bravissimo. Sei il... E sei anche con la C d'argento, Mattia, quindi... Chapeau. Chapeaux. Vi ricordo che iscriversi non porta nessun beneficio, perché non ho... Porta a essere belli, poter usare il marchesone in tutte le chat. E questo è Cedric, che poi muore. Spoiler. Si scusa Mattia, ti ha censurato quel sono faigo, ma adesso sono un attimino impegnato a cercare di uccidere Cedric prima che ci arrivi l'oscuro signore. Cedric di merda? Allora? Allora? Vuoi botte, Cedric? No, bastardo. Guardalo lì. Come tutto un cadavere che cammina. Oh no, oh no. No, niente bolidi. Via. È Cribbio se mi ha sfiorato. L'ho sentito tutto lì. Non lo so, Mattia, perché sta censurando le cose. Ieri censurava Fagiolone. Quindi non lo so. È tutto molto confuso nella sfera automod. Anche perché io in realtà gli ho detto di censurare solo le bestemmie. Oh no, che è sta roba? No. Ehi. Oh no, ma questo è diverso. Non è come nelle simulazioni. Oh no. Oh no. Oh no. Ma no, ma ce l'ho sopra, dai. Allora? Ma scusami. Ma e allora? Ma no!
No, dai, c'ero stavolta. Non lo so, Mattia. Ma dai, ma c'ero. Ma che palle. Poi mi fa piacere come i miei cacciatori non stiano facendo nulla. Nulla, sto facendo tutto io in questa partita. Sto trascinando la squadra sulle mie spalle, sulle mie giovani e vigorose spalle. Il balide. Ma poi quanto è difficile? Nel primo era una cazzata. Ma non è vero, sono... sono un soffio dal boccino. Arriva il cercatore di calze rosso. Eh no, evidentemente non sono l'eletto. Sì, devo rifare tutto perché non sono stato... non ho capito. Non ho capito il tempismo. Cioè, devo praticamente leggere nel futuro. Prevedere il futuro e schiacciare un attimo prima che compaia... che curva. E schiacciare un attimo prima che compaia la situazione. Che difficoltà, ragazzi. Questa è la, forse la parte più difficile di tutto il gioco. Oh no, l'ho mancato. Ero disattento. Allora. Che spettacolo. Lo so, sono focoso. Quel bolide mi è sparito in faccia o me lo sono immaginato? Scusatemi. Ma io effettivamente non potevo farmi i cazzi miei. Allora, vai. No, allora. Ma dai, l'ho schiacciato giusto. E porca zozza. Ma, e allora? Ma no, ragazzi, questo è impossibile. No, è impossibile, ragazzi. È la fine. E no! Ok, l'ho preso! L'ho preso! L'ho preso! L'ho preso! L'ho preso! Ho fatto, ho vinto! Ho vinto! Sono il mago del Quidditch. Grazie, grazie. Nuovo record del Quidditch! Di tutto lo è come dire nuovo record del calcio! Ma che cite? Tutto talento, puro talento. Talento cristallino. Magari già avessi i cheat per il Quidditch. Sarebbe tutto incredibilmente più facile. No, basta, per l'amor di Dio, non giocherò mai più. Ma io... per me il Quidditch è finito. Basta, grazie. È stato un piacere provare, però... no. Non voglio perdere la mia salute e la mia sanità mentale. Grazie. Come se avessi accettato, ma guardi, ho già mangiato a casa, non è per fare i complimenti, però davvero, ho già mangiato a casa, ho già fatto per conto mio. Grazie. Dopo essersi incontrati, certo, dica. Harry, Ron e Hermione si recarono alla lezione di difesa contro le arti. Eh sì che ci andiamo alla difesa, di lezione. Oh. Adesso Harry deve fare in modo di arrivare a lezione in tempo. Cribbio, quanta suspense. No, l'ippica è almeno molto più difficile, almeno. Allora, qua non c'è nulla. Vogliamo provare anche un duello contro i fondatori? Dai, proviamo un duello contro i fondatori? Cosa c'entra Minnesota? Cosa stai dicendo, Mattia? Perché ti droghi? Ti manca Minnesota? Ma cosa stai dicendo? Ragazzi, ma sono io o si droga? Mi sono perso qualcosa nella chat? Cosa vuol dire Minnesota? Ma io non lo so. Vabbè.
Dunque, dobbiamo andare verso la lezione di difesa contro alle arti oscure, che non ho idea di dove sia, di dove sia allocata. Si incastrano i peli della barba nel microfono. Ok, io spero di stare andando dalla parte giusta perché sennò è tutto terribile. No, questo è l'ufficio, che posso entrarci tramite passaggio segreto. Forse. È un passaggio segreto che ho già fatto, vero? Ho già preso la figurina che si cela dietro questo passaggio segreto. Spero. Scusate. Spero solo che non ci sia un fagiolo. Ma sì, che ci sono già stato di qua. No, vai via, vai via. Spero solo che non ci sia un fagiolone. Infatti, non c'è. Perché l'ho già fatto. E ho già preso la figurina. Però tutti sti caricamenti adesso. Va bene tutto, però tutti sti caricamenti. E allora, signora. All'atrio. Secondo me ho come l'impressione. Ciao Colin, ciao care cose. Ho come la sensazione di avere sbagliato strada. Ho come questo formicolio sulla nuca che mi suggerisce di andare da tutt'altra parte. Perché quasi certamente questa non è la strada che stavo cercando. Bene. Bene. E di sicuro non sarà nei sotterranei. Hai un déjà vu? I've just been in this place before? Higher on the streets? Allora, di là c'è la cosa, la sala grande. Quindi non era di qua. Abbiamo solo sprecato del gran tempo. Perché adesso dobbiamo rifarci tutta la strada alla rovescia, all'inverso, all'incontrario. Bravissimo Francesco, è proprio quello che volevo sentirti dire. Dunque, ma scusa, se di qua c'è l'ufficio, non sarà tanto distante la lezione, no? Non gli mettono l'ufficio nella lezione? Non funziona così nelle scuole? Nelle scuole magiche della magia? Della magicamente io? E dove devo? Di qua? Hogwarts superiore. Quindi è tipo Hogwarts 2. È il sequel. Andiamo a magia 2. Sarà di sicuro di qua. Ha proprio l'aria di essere. Guarda come corre tutto lesto. Anche questa signorina. E tutti corrono. Guarda quel biondino lì. Pem pem, gli assiri. E guarda quante gelatine che sono inutili perché ho già comprato tutto. Ho capito, non c'è bisogno di farmi tutto sto filmato. Dai, su. Ci sono dei posti della gente che corre, bravi, bravi, tutti di fretta. Dove corri così di fretta, dove vai? Qua del pericolo, delle statue. Posso per favore saltare, ti prego. Non me ne frega, l'ho già visto. Non me ne frega niente di vedere sti qua che corrono. Cermione, ma guardate questa. Allora. A parte che è totalmente diverso rispetto al precedente capitolo della saga. Ma però Doraemon che mi sussurra ti ucciderò non è credibile. Non è credibile. Non è credibile. Scusatemi, ma io sentirmi sussurrare da Doraemon che mi ucciderà, io non gli credo. Per me non è successo niente. Era solo un altro dei suoi ciuschi. Rischio una denuncia addirittura. Questa lezione dovrebbe essere molto interessante. E
professor Allock è il mago più coraggioso della storia. È per questo che sul tuo che è lo stesso doppiatore, credo. Allock sono incorniciate con dei cuoricini. Non è vero. Tutto a posto. Dai, non sei stretto terrificante. Sì, va bene. Andiamo. Tieni. Vabbè. Vieni da me. Nobita, non lo so. Allora, qua c'è del passaggio segreto. Io però volevo raccattare un po' di... No, non mi servono un cazzo di giochi. Andiamo nel passaggio segreto. Ho detto Harry. Harrison Pottington. Passaggio segreto. Harry, passaggio segreto. Niente. Andiamo. Abbiamo delle coppe da vincere. Non vuole andare al passaggio segreto. E non gli piace il passaggio segreto. Non è un pertugio a lui. Mattia, lo so dove vuoi attirarmi, ma non cadrò in questo tranello, in questo inganno della cadrega. Allora io me ne andrei. Che pericoli. Quindi devo andare di qua a fare niente, a perdere del tempo prezioso. E dove devo andare? Ah, di qua. Salve, dribbling. Guarda che Messi mi spiccia a casa. Bravo Mattia, non continuarla. Devo arrampicarmi, scusatemi, arrivo. C'ho i miei tempi. Guarda che personaggio viola. Questo qua piace il colore viola. Che rischi. E dove devo andare adesso? Sì. Pericoli. Messi sì, ma Miguel no, certo. Tutti sanno. Ehi. Allora, me ne sbatto le balle delle gelatine. Io voglio solo salire su questo tavolo. Attivare un altro tavolo. Farlo no look. Andare là. Tanto le gelatine non ci servono più a nulla. Abbiamo già comprato tutte le figurine possibili e immaginabili in commercio. Abbiamo... Deteniamo il monopolio di tutte le figurine. Cosa sta facendo? Harry, per l'amor del cielo. Sono il mago di tutte le coppe. E di tutte le spade, di tutti i denari. E di tutti i bastoni. Ma perché mi sta sussurrando nell'orecchio? Della gara di difesa contro le arti oscure. Scusatemi, ma perché mi stava sussurrando nell'orecchio? Ma quel gusto in più rispetto a tutti gli altri qual è? Cosa stai dicendo, Riccardo? Riccardo, ti dro, hai per caso smesso di prendere la tua medicina? Riccardo, la stai prendendo la tua medicina? ASMR. Riccardo, devo preoccuparmi? Guarda lì, la coppa. Più uno. Intendevi il più uno di tutti i gusti più uno? È la magia. Il gusto in più è la magia. È la prestidigitazione. L'illusione di essere magici, l'amicizia e la bellezza e l'idratazione. Buongiorno a te. L'acqua è l'essenza dell'idratazione. Cinque volte vincitore. E l'idratazione è l'essenza della bellezza. Scusami. Vi insegnerò l'incantesimo della paralisi. L'incantesimo? Il Petrificus Totalus. Osservate i movimenti della mia preziosa bacchetta magica. Preziosa addirittura. Premete il simbolo verso cui è puntato. Sta parlando del suo pene? Ripetete l'esercizio tre volte. Tre volte. Vai, ci sono, son caldissimo. Vai. Petrificus Totalus. Uno stile impeccabile, quasi come il mio. Sublime. 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 Vai, sono carico, sono caldissimo. Ho fatto almeno
Come solo 83? Ma mi stai prendendo per in giro? Sublime! Uno stile impeccabile, quasi come il mio. Sublime! Dai, questo l'ho fatto da Dio. Mi sembra un po' il minimo. Ancora uno. Un audio con sublime! 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 Splendido! Questo l'ho fatto da... perfetto. La domanda a piacere. Per alzare il voto? Per la lode? 91, ma come 91? Sublime! Dai, questa è A per forza. Dai, è una... Hai ottenuto una votazione pari a... Sono il mago dei maghi. Grazie al tuo impegno sei riuscito a conquistare la coppa della lezione. Che forte, ragazzi, che forte! Congratulazioni! Sublime! Hai ottenuto tutti i trofei e gli scudi delle case. La figurina streghe e maghi famosi di un fondatore. Oh! Sala di meglio di Casanova. Guarda, guarda la magia della coppa. The Champions PPPP. Guarda come cammina tutto impettito. Ora un avvertimento. In questa stanza potrete trovarvi ad affrontare... Ah. Ma scusate, ma che scoliosi ha Hermione in tutta questa situazione? Non vi accadrà nulla di male. Soffre, ma brutto, brutto di scoliosi. Siete pronti? Dimmi, vai, sono caldissimo. Un folletto della Cornovaglia. Oh no! Non preoccupatevi, l'ho stordito prima di portarlo qui. Non c'è alcun pericolo. Ah, allora va bene. Devo chiedere a voi tre di rimettere queste piccole canaglie nelle loro gabbie. Ma è uno! Siamo dopo la lezione. Ma me l'hai preso uno! Sembra che Alok voglia darci una dimostrazione pratica. Me ne occuperò io. Cifoso, tipicamente. Rosso, puoi dimmi. Il tuo nuovo ah, certo. La tua batteria deve essere caricata al massimo. Oh no! Petrificus totalus. Ma lei è bravissima, riesce a caricarlo al massimo in niente. Ma è uno solo. Wingardium Leviosa. Bravissima, è Leviosa. Non Leviosa. Meraviglioso. Bene. Chi è che sta urlando così? Mi scusi, che incubo è? Ultimamente si comporta in modo strano. Che è sto incubo? Prima cattura il folletto. Ma ho capito, se mi dai il tempo. Ma sì. Aia. Che fa, tocca? Wingardium Leviosa. Sono dei gatti questi, non sono dei folletti della Cornovaglia. E basta, ho finito? Sono bravo? Grazie. Quali altri? Chi è gli altri? Di dove siamo? Lost? Che è Lost che ci sono gli altri? E guarda come fugge lesto. Ah, delle caramelline. Gnam. Non ci servono più a nulla le caramelle. Ma le raccogliamo lo stesso perché sì. Perché ci piacciono i collezionabili. Vai, apri la porta. Aia, ma non è vero, dai. Me l'hanno spawnato proprio lì. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Caramelline grandi quanto cani, certo. Ma è la magia che le ha rese così. È il loro essere magici. Eh no, che déjà vu. Déjà vu. I'm just been in this place before. I'm on the streets. Piri piri piri. To be me calling you. Piri piri. A mystery.
Aia. Petrificus totalus. Ah no, l'ho mancato. Eh no. Wingardium Leviosa. Guarda che bel dipinto del nostro caro professore. Bello, che quanto beccia Allock, lo sa solo lui. Eh no. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Che missione avvincente. Vi sentite avvinti dalla magia? Dal mistero? Dai folletti della Cornovaglia? Hogwarts, tutto sembra più grande, anche le cose zozze. E che déjà vu! Sembra un anime. È in tutto in JoJo pose. E dammi anche quella rana. No, dammi la cioccorana. La cioccorana. Ok, posto. Grazie a tutti. Eh sì, è super déjà vu. Grazie, sono un mago incredibile. Eh certo che avresti potuto. Non avevo dubbi. Grazie. Lo so, sono focoso. Muda. Non è magnifico. Sì, lo so, sono focoso. Ma il passaggio segreto così? Caricamento. Ciao, Sir Nicholas. Il complemorte di Sir Nicholas, che bello. Domani darò una festa in uno dei più vasti sotterranei. Sì. Dai, Nicholas, facciamolo. Let's do this. Dai, vengo di sicuro, Nick. Dai, Nick. Nix. Forse potreste dire a Sir Patrick quanto mi troviate. Sì, vai. Dai, facciamolo. Dai, prossima caccia senza testa. Ci sei. Vi aspetto domani nei sotterranei. Ciao. Va bene, a domani. Una festa di complemorte. Non sono molti gli esseri viventi che possono dire di aver partecipato a un evento del genere. Ermione, mi fa male la schiena per te, però ti giuro per l'amor del cielo. Mi dà l'idea di essere una festa deprimente. Ma no, un complemorte è l'evento più glamour dell'anno. Il complemorte di Sir Nicholas. C'è gente da ogni parte del globo che vuole assistere al complemorte di Sir Nicholas. La lotta per conquistare la coppa continua. Ma non è deprimente, è un evento che, mamma mia, ci vanno anche quelli delle riviste in. Con calma, quanti punti, Corvo Nero? Eh no, e mi batti così, Io ne ho fatti pochissimi di punti, ho anche vinto la partita del Quidditch. Vabbè, Riccardo. Serpe verde. Quanti punti? No! Ehi, che è sta roba? No, meno! No, non ti scuso, Riccardo. No, non questa volta. Grifondoro. Ah, io ne ho fatti di più, però sono un figo. Scusami. Chi è che è stato invitato al complemorte di Sir Nicholas? Tu o io? Serpe verde di merda. Grifondoro è la casa che ha accumulato più punti. La competizione quasi Riccardo, sempre quasi. Più accesa. Sempre più accesa. Caspita. Come tutto acceso.
salvataggio, perché non si può non salvare dopo cotanta sfida. Ciao, Sir Nicholas! Ah, eccoti, Harry, Hermione e Ron. Sono sì! La mia festa di complemorte. Caspita! Forza, Harry, non vorrai fare danni. Eh no, cosa fai se non muori? Ci vediamo nei sotterranei. Sbrigati, non vorrai perdere i festeggiamenti. Cosa stai dicendo, Mattia? Cosa sta succedendo in questa chat? Cosa sta succedendo in questa... No, sono rientrato perché c'è la figurina del fondatore da prendere. Ed è... qua. Godric Grifondoro. Dai, facciamo anche un duello. Dai, mi sento magico stasera. Vai, mi sento magico. Male che vada, ci fanno il culo a strisce... Ma mi sento proprio magico. Vai. Perché ho vinto a Cuphead, certamente. Certamente. Allora. Ah no, forse non ci posso andare perché devo prima conoscere l'incantesimo delle piattaforme magiche. C'è del segreto lì sotto. No, c'è del baratro senza fondo. Sono Harry Potter, posso fare quello che voglio. Posso avere tutte le puttane e i soldi che voglio. Ma quindi non ne posso fare neanche uno, scusami. Salve. Buona fortuna, giovane Grifondoro. Ne avrai bisogno. Che piacevole signorina. Grazie. Mi apriranno due ani. Il secondo anno, almeno. Però proviamoci, dai. Ah, quella era Tosca Tasso Rosso? Che suspense. E non Tasso Frasso. Maledetti tutti. E così mi hai trovato. Sono il campione dei duelli tra maghi di Tasso Rosso. Caspita! Non permetterò mai a uno studente di Grifondoro di sconfiggermi. Coraggio, combattiamo. Ma io non sono uno studente qualsiasi, io sono Harry Potter. Combatti! Cioè, non so se c'hai presente. Ma come gli è cambiata la voce? Perché adesso ha la voce di un quarantenne? Scusatemi. Com'è successa sta cosa? Perché quando lo... Oh! Stop it, Ron. Stop. Aia. La situazione si sta facendo incandescente. Oh no, l'ho sprecato. Ah. È diventato un quarantenne tutto insieme. Dai, dammi l'incantesimo magico. La magia! Oh, Potter dovrà cercare di impegnarsi di più. E Potter si aggiudica il primo round. Eh no! Preparati! Secondo me avrebbero potuto farci tranquillamente un gioco standalone, solo di duelli magici. Ma guarda che lui ha un vaso in più delle magie. Che lesto! No, l'ho mancato! Ehi! Aia! Però quanto alto questo audio? Expelliarmus! Wow, bel colpo! Eh no! Accidenti, Harry, hai vinto. E guarda
Guarda come hai ridotto la mia bacchetta. Oh no, gliel'ho rotta. Tieni, eccoti una figurina streghe e maghi famosi. Te la sei meritata. Forte. Troppo forte. Tasso rosso. No, che è questo è PlayStation 1. Comunque, benvenuto, Strix 76. Questa è gloriosa PlayStation 1. Sono troppo forte, ragazzi. È inutile, troppo forte, troppo forte. Troppo forte, troppo forte. Congratulazioni. Grazie, no, Cribbio. No, credimi, sconfiggere il campione dei duelli tra maghi di Tasso Rosso non è un'impresa facile. E sottolineo Tasso Rosso. Stronzi, tutti i localizzatori del mondo. Va bene, per i duelli basta così, andiamo a spaccarci di complemorte, che sembra proprio un avvenimento gioioso, di gioia e glamour. È tipo la settimana della moda di Milano, ma con più morte. È tipo la versione goth della settimana della moda di Milano. Mi piace immaginarlo così. Va bene, niente, abbiamo vinto. Non ho visto la figurina che figurina mi ha dato, scusatemi. Ma sono persa. Premo un attimo il foglio magi. Allora, foglio magi. Pronto, foglio magi. Ignazia Harry Potter. Mi ha dato me? No. Felix Summer. No, questo c'era. Greta Cacciolo ce l'avevamo? Sì, incantare il vostro formaggio. Godric l'abbiamo preso adesso, l'abbiamo preso prima con le coppe, quello è il calderone autorimo, Paracelso, fortissimo, sì, Hengist, bravissimo, Erpo, bravissimo, Bertibot, certo, Chonsi, il mio mago preferito, abbiamo preso Tosca, perfetto. Perfetto. Che bello. Chonsi è il mio nuovo mago preferito di sempre. Chonsi. Che bello Chonsi. Va bene. Dove si tiene? Ah, seguiamo Sir Nicholas. Che ci condurrà verso il suo complemorte. Quanto lunghi questi caricamenti. Carichi così tanto di suspense e di imbarazzo, quell'imbarazzo un po' teso che c'è nelle situazioni di vuoto cosmico. Ma sì, ma se tanto devi arrivare anche tu, non è che posso arrivare prima del festeggiato qua, eh? Cos'è, un complemorte a sorpresa? Alla mia festa ci saranno trippa formaggio verde peloso. Il mio preferito, ma come facevi a saperlo? Formaggio verde peloso è proprio quello che mangio io tutti i giorni. Quello non era né quasi senza. Sì, Colin, proprio lui. Sì, Colin. Fantastico, non trovi? E certo. Bravo, mi hai fatto perdere però Sir Nicholas. Colin, se adesso mi perdo, io ti giuro che ti prendo a schiaffi. Ti picchio. Maledetto tu e le tue foto. Sir Nicholas. Sir Nicholas, salve. Grazie di avermi aspettato, sempre, sempre gentile. Poi, dica, da che lato? Dove? Di qua? No, di qua. Di qua. Va bene, non vedo l'ora di sentirlo. Non so come faccia ad avere ancora la voce quello che ha doppiato Sir Nicholas in questi giochi. Buonasera House, bentornato qui nel mondo della magia. Oh no, quella caramellina. Dica. Lo credo anch'io. Da questa parte, Harry. Arrivo.
Ti sei perso delle figure. No, ti sei perso Godric Grifondoro e Tosca Tasso Rosso. E poi mi sono riguardato Chauncey, perché Chauncey è il mio nuovo mago preferito di sempre. Chauncey non si batte. Però ti sei perso l'incredibile duello contro il campione di Tasso Rosso. Oh no. Oh no. Oh no, Pix. No, volevo proprio dire Tosca Tasso Rosso. Bastardi, tutti i localizzatori dell'universo. Sono fortissimo. Salve, salve. Sì. Come The Mimsy Porpington. Come hai chiesto nano deforme? È Pix. Che nella nuova localizzazione l'hanno lasciato come nell'originale Peeves. Io non capisco che bisogno ci fosse di modificare le cose. Perché? Oh no, che splash. Splash. Pixel Poltergeist. Il fosso delle lumache. È il poltergeist della scuola. Che baraonda profonda. Pepe. Oh no. Oh no, si sguincia pure. Questo è un incubo. È il pesce tromba che sta a suonare. Scampiorate con me. Ballano. Gabibo papere. Guardate che ci metto tanto come niente a diventare Giuliana Moreira. Tutta la live a cantare come il Gabibbo. No, tutta la live a essere Giuliana Moreira. Mi stanno già crescendo i seni. Ma con quella faccia ti ci troverai a meraviglia. Va bene, a tra pochino. Non riesci a trovare i tuoi amici, Potty Potter? Non piangere. Che bello, questa testa deforme bellissima. Di qua posso andarci? Ripostiglio. Sto affogando con Giuliana Moreira. Cosa? Il Gabibbo mi ci vuole poco. Devo solo stare 2 secondi al sole. E poi sono diventato praticamente il Gabibbo. Sto 2 secondi al sole che divento bello viola. Aia. Aia! Flipendo! Scusa, vuoi prendere per favore? Grazie. Ah, bello stucato. Riccardo, non schiacciare più il caps e vedi che non ti scrive più in caps. Grazie Francesco, sempre gentile. Bravo, bravo Francesco. Potrei, per sbaglio, così bannarti. Non riesci a trovare i tuoi amici, Potty Potter. Potter. Povero Potty Potter. Ma sì, ma chi t'ha chiesto niente? Che si intrufola così nei discorsi? Allora? Una leva, il marchingegno non si muove. Non si apre da questo lato. Pix ha la camicia hawaiana e una testa incredibile. No, Francesco. Questa volta hai fatto una cosa imperdonabile. Hai detto delle cattiverie insondabili e incommensurabili. Mi spiace. Questo affronto si può lavare solo con il sangue. Con il sangue dei miei nemici. Ma guarda qua, cos'è tutto sbagliato? Tutte le texture sbagliate. Dove... Dove... cosa?
Ah, guarda l'illuminazione dinamica con questi raggi così. Che bello, che bello. L'hai fatta un po' fuori dal bulacco. Sì, però io devo tornare davvero indietro fino a... No, dai. La fossa delle lumache di nuovo? C'è un'altra... Allora, no, io sono arrivato tipo di là, quindi devo andare di qua. Non ho letto la sala. Salve, un'altra leva. Va bene. Che pesantezza questa leva. Ok, bello, bello, grazie. Grazie, ok. E quante gelatine che non mi serviranno mai più a nulla. Che belle, le raccogliamo tutte lo stesso. Anche questa qua un po' zebrata. È perché le leve sono il grande animale. No, non lo so. Le leve sono il simbolo dell'esoterismo, della macchinazione, del sotterfugio quasi, no? No? Quello. È certo. Oh, guarda quante belle Ah. Sì, me le prendo anche queste qua del Borussia Dortmund. Me le prendo tutte quante. La leva obbligatoria, certo, perché qua siamo tutti... No, mi prendo anche la vita, grazie. Siamo tutti... insomma, il militare è una cosa che forma anche il carattere, no? E ai miei tempi, signora mia... I ragazzini facevano il militare, diventavano uomini veri e difendevano la patria. No. Va bene, adesso ci godiamo un po' di complimenti. Guarda che bel tappeto. Che gusto. Che pregiatezza. Dimmi, perbacco. Ti abbiamo aspettato così a lungo. Ma non dire cazzate, sarà state 5 minuti. Andiamo, Harry. Andiamo. Ah, godiamoci la festa. Questo evento mondano, questa, no, situazione della mondanità, della ricreazione, della ricreatività. Guarda che allegria, che gioia, che joie de vivre, che sprizza da ogni angolo di questa festa, di questo accadimento. Guarda il barone sanguinario, che bello. Che carino, Ron, col cadeau, in questo regalo che sorride. Ma se ero dietro di te... Che bel pane ammuffito! Oh, non vedo l'ora. No, non vedo davvero l'ora. Oh no, forse me lo ricordo questo livello. Madonna, Francesco! Che... che... Ah, mi iscrivo quasi al tuo canale. Ma cosa regali a un fan? No, che birbante, Pix! Che briccone! Caspita! Sei pronto per Colorado? Certo. Che bello. Harry, lascia... No, rimani così. Stavi molto meglio così. Pix si è gettato dietro il tavolo, Harry. Usa l'incantesimo respingente per restituirgli il favore. Va bene! Oh no! Aia! Ok, ma guarda che brutta faccia che ha! Lì nella... Ma devo colpire lui o le cose che mi tira? Entrambi gli ambedue! Che effetto! Che palombella! Eh no, però qua ci vuole un mese! E
C'è anche un knockback non da sottovalutare, questa, questo incantesimo, questa incantazione. Beckenbauer. Maradona. Headshot. Floro Flores. Beppe Sculli. No, troppo. Oh no! Darione Hubners. No, sapete chi mi ricorda l'immagine di Pix dalla barra della vita? Mi ricorda Matt LeBlanc, il Joey di Friends. È lui. Ruben Oliveira. Ada Hilton. Sembra un po' Matt LeBlanc lì nella, nel così. Beppe Vesicchio, attenzione. Pix, restituisci a Ron il suo regalo. Che birbante, Cribbio. Leon, troppo, troppo. Ti farò a pezzi. Nobita. Freeze frame. Sembra tipo nelle sitcom quando c'è il freeze frame finale che sono tutti allegri che si danno il 5, no? Titoli di coda. Bello, bello. La voce andava affievolendo. Harry era certo che si stesse allontanando, spostandosi verso l'alto. Cominciò a correre con il cuore in gola. Mercenari. Sulla parete davanti luccicava qualcosa. Si avvicinò. Oh no. Mrs. Poor, la gatta di Gaza, pendeva appesa per la coda dal braccio della torcia. Era rigida come uno stoccafisso. Nemici dell'erede spalancati, temete. Vuoto. Sulla parete, sopra la gatta pietrificata, era stata dipinta una scritta a lettere cubitali. Cubitali, niente meno. Lesse, Harry sentì non sentivo cubitali da 6 anni almeno. La camera dei segreti è stata aperta. Temete, nemici dell'erede. Temete, nemici dell'erede. Prima che Harry avesse il tempo di allontanarsi. Tutti quanti, una festa, pepe, pepe, il capodanno on ice. Quando i calcitranza. Iniziò a sbraitare con tono accusatorio contro Harry. Oh no, tono accusatorio. Tu sei stato tu a uccidere la mia gatta. Sei stato tu a ucciderla. E Draco Malfoy gridò. In modo che tenete, ecco. Temete, nemici dell'erede. Non è mai stato in voga cubitali, Francesco. Mezzo sangue. Il professor pensavo, per un attimo pensavo dicesse mezze seghe. Ci sarebbe stato. Ron ammise di non avere la più pallida idea di chi fosse l'erede di Serpeverde. Così lui e Harry si diressero verso la biblioteca per raggiungere Hermione. Ah, così nel cuore della notte subito dopo il complemorte? Che bello, che bella festa quando si conclude con un sono omicidio. Che l'erede di Serpeverde è Draco Malfoy. Potresti anche certo avere ragione. Se è davvero lui, conosco un modo per dimostrarlo. La pozione polisucco. Poli cosa? La pozione polisucco è in grado di trasformare. Draco non lo so, si farà dopo una ricca pippa, non ho idea. Serpeverde intrufolarci nella loro sala di ritrovo. Va bene. Potremmo ingannare Malfoy e fargli ammettere di essere l'erede. Certo. È proprio quello che faremo. Per preparare la pozione polisucco. Ah, le mosche Crisopa. Che belle le mosche Crisopa. Centinodia, corno di bicorno e pelle tritata di girilacco. E la pelle di girilacco, che bello, che bello. Bene. Io procurerò la centinodia e l'erba fondente. Harry, tu puoi cercare le sanguisughe, le mosche Crisopa e la pelle tritata di girilacco. Crisopa e girilacco sono le mie due nuove parole preferite. Dovete andare alla lezione di pozioni. Oh no. Cercherò un calderone. Quando avrò trovato un luogo dove. Eh no, l'erba fondente sì che fa ingrassare. Va bene, attenderemo notizie da Edvige con trepidanza e recalcitranza.
Mi porteresti criso... No, prova a dire mosche crisopa velocemente tante volte. Silenzio, la preparazione delle pozioni è una scienza molto delicata. Con che voce nasale mi sto dicendo? A Potter, Wesley e Pachok di ascoltare attentamente ogni mia parola. Va bene. Quest'anno, esattamente come l'anno scorso, non tollererò la minima disobbedienza. Va bene, se me lo dici con questa voce nasale... Ora ci rammenterai come si prepara una pozione rigenerativa. Oh cacchio, non lo so. Ricordi, per prima cosa dovresti attivare il calderone. E lo attiviamo, c'è problema. A questo punto devi premere i tre simboli indicati. E li premo. Il calderone non è pieno. Certo, che problema c'è? Vai, fatta. Bibiribibiribi. Perché avendo il controller dell'Xbox è difficile ricordarmi quale sia il quadrato e quale il cerchio. Devo andare proprio a memoria muscolare. Solo uno stupido avrebbe potuto aspettarsi di meglio da te. Adesso ricorda. Ma è niente male o una merda? Fammi capire, no, scusami. La pozione rigeneratrice. La lezione è terminata. Grazie. Così rapido e indolore? E adesso? Cosa? Ciao, mi chiedevo se potessi farmi un piccolo favore. Plot twist, Hagrid è il basilisco. È così Halloween e il mio orto di zucche è stato invaso dagli gnomi. Puoi darmi una mano a sbarazzare? Un'altra missione degli gnomi, non vedevo l'ora. Non c'è altro a cui pensare. Davvero? Come procurarsi un po' di centinodia e di erba fondente? Oh sì, tu cerca di non dimenticarti la pelle di Girilacco, le Girilacco? E le sanguisughe. Sanguisughe. Ah. Brutte creature. Quanto pausa si è preso. Hagrid è bellissimo e ha la stessa voce del basilisco. Plot twist. Sì, proprio così. Per i compiti di... Girilacco. Di pozioni. Bene, Harry, facciamo un patto. Tu ripulisci il mio orto di zucche dagli gnomi e io ti do la pelle di Girilacco. E tu mi dai il pene. Ah no, scusatemi. Fascia protetta. Ok, un'altra missione di lanciare gli gnomi, non vedevo l'ora. Le mie preferite. Wow. Vediamo se riesci a cacciare questi dannati gnomi dal mio orto. Se ci riuscirai, ti darò la pelle di Girilacco. Per lanciare gli gnomi, premi il tasto. Sì, l'ho già fatto, Hagrid. Raggiunto il recinto, premi il tasto triangolo. Sì, vai. Cerca di lanciare gli gnomi il più lontano. Vai. E guarda come saluta. Fai i balletti di Fortnite. Ho capito, non devi farmi vedere il secchio girare al capovolto. Cacchio, questo è 500 punti, è difficile, è tosto, è tosto. Dai che lo prendo, dai che lo prendo, dai che lo prendo. Che forte! Sembra la menestra rossa. Un po' sì. Mi daresti dei ciuschi? Sì, no, Hagrid è il basilisco, palesemente. Abbiamo già scoperto il mistero. Allora, un po' di meno. Tipo qua, lo lancio contro il... quello. Troppo storto! Prossima disciplina olimpica che spero di non dover affrontare mai più nella mia vita. Tra l'altro non credo mi dia neanche delle figurine questa situazione. Allora, un po' prima. Dai che lo prendo, dai che lo prendo, dai che lo prendo. Sono fortissimo! Abbiamo praticamente già vinto. Guarda lì che forte, mi mancano pochissimi punti. Proviamo a prendere anche il nido degli uccelli. Lo chiamano Ornido. L'ho mancato Ornido. Cacchio. Però dovrei aver... No. Non ho vinto, caspita. Dai, voglio prendere gli uccelli. Voglio prendere il nido.
e l'ho mancato clamorosamente per due volte di fila. Che bello. Però ho vinto lo stesso. Bravi, bravi tutti, bravi tutti. Bravo, hai stabilito un nuovo record. Grazie. Molto bene, Harry. Vieni. La mia pelle di girilacco. Guarda, sembra proprio un girilacco. Divertente, vero, Harry? No, non voglio giocare mai più. Ha vinto lo sport, ha vinto la fratellanza e l'amicizia. E la prestidigitazione anche un pochino. Grazie per aver salvato le mie zucche. Prego. Spero che farai buon uso della pelle. Certo. Di girilacco. Per tutti gli ermellini. Per tutti gli ermellini. Guarda che ore sono. Corri al campo di 15. Corro, volo. Oh no. Oh no. No, io non ce la faccio a fare il 15 di nuovo. No, ti prego. No, non farmi questo. No, 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 no. Sei riuscito a trovare l'erba? Sei riuscito? Mi sono procurato un po' di centinodia, ma non è stato facile. Forza, andiamo al campo di Quidditch. No, io un'altra partita di Quidditch non ce la faccio. Scusatemi, ma no. Quindi, care le mie mosche Crisopa, salviamo nel dubbio anche così. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia questa sera. Ringraziamo chi è passato e chi se ne è. No, no. Recuperati la live perché abbiamo fatto una partita prima. È un incubo. È un incubo. Prendere il boccino è puro caso. No, ragazzi, è un'ora. Fa caldo. Sono anche sudato. Sì, l'inizio di questa live. Abbiamo fatto la partita contro Tasso Rosso. E è un incubo. È un incubo. È proprio prendere il boccino è super aleatorio. No, ragazzi. Per stasera io ho dato. Quindi vi ringrazio per essere rimasti insieme a me. E vi do appuntamento. Vi invito, come sempre, a seguirci sul Twitter per rimanere aggiornati su orari e appuntamenti delle live. E niente, mi raccomando, cercate fino alla prossima volta di rimanere il più fancy possibili. Ciao zio. Girilacco. Splendido!